Ben ritrovati, carissimi amici di FantaWorld. Torna il format Le vostre rose per dare spazio e analizzare le rose a giro dei nostri abbonati, di chi si va abbonando al nostro canale. Tra l'altro vi ricordo che per abbonarsi basta andare nella scheda abbonamenti del nostro canale, scegliere uno dei tre livelli, tra l'altro sono Alfredo Donnarumma, Pinzoglio e Berni, scegliere magari Antonio il piano. Anzi, Antonio Donnarumma. Perché parlo di ignoranza, incredibile. E quindi scegliere poi il piano in base alle esigenze che avete, che fa per voi. Oggi analizziamo la squadra di Franci, uno dei nostri abbonati. Abbonato a livello? Berni, quindi il maggiore. Fedelissimo. Esatto, proprio colui che crede nel nostro progetto veramente tanto. Sì, quindi innanzitutto lo ringraziamo di questo. Molti ci chiedono appunto come faccio a inviare la rosa, ma appunto bisogna abbonarsi. Sì, ecco. Bisogna abbonarsi dal secondo livello in poi. Dal secondo livello in poi otterrete tutte le, diciamo, le... Si può dire, le skill, le caratteristiche. Esatto, diciamo. Dal primo livello già le otterrete ovviamente anche dal secondo, quindi ovviamente diciamo andate a dare un'occhiata sia attraverso il video che abbiamo proposto nella scheda abbonamenti, sia ovviamente con tutta diciamo la descrizione scritta di ogni livello. Prima di iniziare ad analizzare la rosa di Francia, dare un po' la descrizione anche della sua lega, il consiglio è quello di scaricare l'app OneFootball, trovate i link in descrizione sia per iOS che per Android, ovviamente un'app che serve a tenersi ovviamente informati su tutte le notizie anche di calciomercato, anche statistiche, qualsiasi cosa sulla nostra serie e non solo, quindi scaricate l'app OneFootball. Allora, Franci, caro Franci, che ci stai ascoltando, tu giochi, abbiamo detto, in una Lega 6 senza modificatore, Fantacalcio Classic, sì. Con l'imbattibilità del portiere. E infatti diciamo che ha preso un top in porta. Esatto, ha fatto benissimo, perché cominciando appunto ad analizzare la rosa di Franci, quindi 25 giocatori, noi ormai siamo abituati al mantra, ce ne sono quasi sempre 32, comunque hai preso consigli e poi ovviamente l'alternanza con Donnarumma e Tatarusano, quindi Donnarumma che ovviamente è il tuo top totale in porta, da alternare magari nelle giuste partite con consigli, magari quando ci sarà Juve Milan, Inter Milan, magari consigli una buona partita. Esatto, magari consigli, sì. può avere un'ottima alternanza. Tra l'altro hai pagato 36 su 500, è un buon prezzo, due consigli anche qui, ottimo prezzo, poi ovviamente uno Tatarusano, quindi considerando che c'è il più uno del portiere, diciamo, sì, che hai puntato su uno dei tre top. Sì, praticamente sì, forse il terzo dei top, ma è comunque un'ottima scelta, anche perché siete in sei, quindi comunque già la metà porta approvata. Sì, porta assolutamente approvata. Allora andiamo al difesa. Io ho visto un'ottima difesa, perché sì, per essere innanzitutto un classic a 6, però per non avere il modificatore è hai davvero puntato un'ottima difesa, perché ovviamente su tutti risalta Gosens, ovviamente. Su tutti risalta Gosens, che tra l'altro è pagato uguale a Donnarumma, quindi 36. Anche qui buon prezzo. Sì, anche qui buon prezzo da parte di Gosens. Esatto. Ci sono un sacco di difensori. E poi c'è Koulibaly a 16. Questo è un buon colpo, certo, perché praticamente immagino, esatto, che tu abbia sperato nel fatto che Koulibaly rimanesse al Napoli, ma in questo momento appunto le voci di Manchester City si sono spente. Sembra essere tornato su buoni livelli, quindi è il tuo secondo difensore dopo Gosens, esatto. Diciamo che è perfetto a 16 anche. Esattamente. Poi vedo anche la coppia del Milan, Kjær e Romagnoli sono dei titolari, sì, in attesa ovviamente del ritorno di Romagnoli. Poi abbiamo Alessandro, Glick, Mario Rui e Luca Pellegrini, che comunque è una difesa veramente ottima. Sì, sì, dal mio punto di vista, perché nonostante non ci sia il modificatore sono comunque difensori Gosens su tutti che ti possono portare comunque comunque è importante, anche se appunto non hai il modificatore, però appunto è anche buono avere, certo, ovviamente. Non fermiamoci, ma diciamo che in titolari è abbondante, assolutamente. Quindi forse Mario Rui è quello che al momento non gioca, sì, al momento ha avuto anche dei problemi fisici, sì, vedremo. Ovviamente Mario Rui ha sempre questo ballottaggio durante la stagione, ma poi per il resto proprio sicuro al 100% magari svincoli lui per prenderti un titolare, esatto. Puoi avere tutti i titolari, perché comunque secondo me avrei preso Pellegrini con Alessandro in coppia, sì, e adesso ti ritrovi Pellegrini titolare al Genoa, quindi anche qui buona mossa. Forse potresti appunto dare Mario Rui per prendere Zappacosta, per esempio, così ai due difensori fissi del potrebbe fare, ma in realtà, dato che appunto ribadiamo il fatto che non c'è il modificatore nella sua lega, sì, potrebbe anche provare a scambiare un difensore abbastanza top per prendere, non dico Gosens, ma io forse anche un Koulibaly proverei a scambiarlo un Romagnoli, sì, per prendere magari un centrocampista oppure un dato che c'è questa cosa del modificatore che non c'è, si può poi approfittare appunto di scambiare, certo, bisogna vedere se gli altri che non hanno il modificatore, certo, accettano difensori, sì. Ovviamente sia un consiglio che noi possiamo darti per proporre in caso qualche scambio. Comunque, ora comunque andiamo a parlare. Ma la difesa mi sembra ottima. Però sì, assolutamente, un'ottima difesa. Io preferisco la difesa alla porta, cioè, perché hai il top, voto il superiore e i titolari, quindi dico non c'è problema. Ottima difesa. Allora andiamo al centrocampo. Il centrocampo in cui abbiamo ovviamente anche qui risalta Çalhanoğlu, che praticamente ormai da primo, diciamo, da prima si è affidato fascia al Milan al 100%. Sì, esatto. Io non so se lui è milanista o meno, ma penso di sì. Però a giudicare dal centrocampo, penso di sì. A giudicare dal centrocampo, anche dalla difesa e anche dalla porta. Quindi, sì. Diciamo, attualmente
Una scelta che magari potrebbe prendere. Sì, un'impronta molto rossonera data alla fino a questo momento sarà soddisfatto. Esattamente, ovviamente sì. Ovviamente sì, quindi Çalhanoğlu preso in coppia con Brahim Diaz. Ovviamente è un'ottima mossa. Anche Bennacer con Kessié, che comunque anche qui un titolare. Sulla carta a volte giocano anche loro due insieme. Poi abbiamo Barella, così ti assicuri sempre un centrocampista o di Inter o di Milan in casa. Esatto. E poi vedo Kucica, Locatelli, è un ottimo bilico. Dico, ci sono lì. Come centrocampo anche qui. Sei messo molto molto bene. Sto provando a provare a fare qualche correzione, però mi risulta difficile. Perché comunque Çalhanoğlu è il top. Milinkovic Savic è il top barra semi top. Esatto. Perché comunque è comunque una Lega 6. Barella pure semi top, perché comunque porta ottimi voti. Barella porta buoni voti. Che sì, anche lui. Locatelli. Sappiamo che è il Mister 7. Lo possiamo chiamare. Forse appunto Bennacer è quello più difensivo. Però comunque hai che sì. Quindi magari ti copri con Bennacer, quindi non ha senso andarlo a scambiare. Sì, hai fatto veramente delle mosse ottime, perché non sei scoperto da nessuna parte. Esatto. Cioè, magari sei in difesa. Kucica è quello che in questo momento si può provare a scambiare. Forse provare, però certo è. Diciamo qualcuno attualmente lo ceda. Sì, deve darti comunque un centrocampista da bonus, sì, perché Kucica in giornate normali è da bonus. È un buon assolutamente. Se non riesci a scambiarlo per un centrocampista da bonus, puoi anche tenere. E poi ricordiamo che Kucica probabilmente ora c'è stato l'infortunio d'inglese, dobbiamo vedere un po' anche quali sono. Dicendo questo, è il rigorista del Parma sulla carta, quindi comunque quindi in realtà non è neanche così brutto da avere, quindi si può tenere. Vedremo un po' come andrà poi nella stagione. Forse che poi per variare un po' il Milan, ma hai troppo Milan. Forse punterei a scambiare magari Kessié e Bennacer. Kessié e Bennacer potresti scambiarli magari in coppia. Esatto. E puntare, che so, su un Pasaric. Per esempio. Pasaric è più un altro centrocampista. Sì, anche di una squadra minore. Sì, anche un centrocampista low cost. Sì. Ecco, per avere un giocatore più offensivo, esatto. Perché comunque Kessié, occhi a tirati rigore, però mancava Ibra. Sì, esatto. Diciamo, quindi, che quando c'è Ibra, i bonus di Kessié e Bennacer non sono così tanti. Comunque, esatto. In una Lega 6 è giusto avere più giocatori offensivi. Quindi proverei a puntare su uno dell'Atalanta. Sì, per esempio. Pasaric, secondo me, possono darti. Sì, secondo me sì. Sfruttando il fatto che non è sempre titolare. Esatto, con i due del Milan e magari schierando Pasaric, che ovviamente penso che lo metterà poi sempre. Diciamo, esatto, si punta ovviamente al bonus di Pasaric, che sicuramente saranno superiori a quelli di Kessié e Bennacer. Esatto, questo come piccolo. Esatto. Allora, andiamo all'attacco. Qualcosa c'è da dire. Qualcosa, salvo te la rimprovera. Io ho subito notato che è un attacco leggero. È un attacco leggero perché abbiamo Berardi, Dybala, Insigne e Lozano, che sono praticamente due attaccanti, più che altro seconde punte esterni d'attacco. E poi abbiamo Lasagna e Muriel come prime punte. Anche se anche qui Muriel prima punta, diciamo. Sì, diciamo che Muriel, certo, lo conosciamo benissimo, che ci sta, ecco, averlo preso come semi. Sì, assolutamente. Mm-hmm. Lasagna, ecco, non convince. Vabbè, Lasagna 1 alla fine, sì, per completare. Sì, l'ha presa 1. Esatto. Quindi il problema ci vuole la punta di peso. Quella... Il problema di questo attacco è che manca una punta. Sì. Ecco. Tra l'altro, un'altra cosa che risalta all'occhio in questo attacco, vedendo anche i crediti spesi, è che praticamente hai pagato praticamente Dybala la metà di Insigne. Cioè, esatto. Incredibile. Insigne 120, Dybala 65. È stata veramente... Ma dei prezzi un po' particolari. Sì, prezzi particolari. Anche lo stesso, esatto. Berardi 22, secondo me è poco. Sì. Rispetto a un Lozano a 20. Per esempio, esatto. Anche Muriel a 25. Anche Muriel a 25. Ecco. Esatto. Muriel rispetto a Insigne. Quindi comunque... Cioè, io pagherei più Muriel di Insigne, sì, per esempio. Io. E qua è andato via a molto meno della metà. A maggior ragione è un classic, esattamente. Vabbè, queste poi sono le dinamiche poi la Lega, comunque... di Asta e di Lega, ovviamente sono... diciamo molto personalizzabili, tra virgolette. Ecco, come provare a muoverti qua? Allora, a livello di svincolo... Allora, ci vuole la punta. Ci vuole la punta, ecco. Quindi la punta la puoi trovare soltanto con gli scambi. Perché... Sì, esatto. L'unica punta che penso sia svincolata è Morata, però non credo ti faccia svoltare Morata. No, Morata non è quello che ti serve una bella punta che... bisogna scambiare, infatti, magari cedere... Vabbè, io partirei con Insigne. Insigne lo devi inserire nello scambio. Sì, si può cedere Insigne e dovresti provare ad arrivare, ovviamente, Insigne con qualcun altro, a vedere se poi puoi dare un centrocampista, un attaccante o comunque un mix anche in difesa, vedere un po' come ti puoi muovere per prendere magari... Non dico uno dei tre top, perché sarebbe veramente un colpaccio, certo, avere uno tra Lukaku, Immobile e Ronaldo. Provare Insigne, Dybala, appunto. Oppure un Zapata o Lautaro sarebbe già un ottimo. Già sarebbe ottimo, per tipo fare un Insigne, Dybala o un Insigne Lozano per avere uno dei due. Esatto. Insigne Lozano per Lautaro, secondo me te lo fanno fare. Io lo farei. Non è una brutta scambio, però Insigne e Dybala penso siano assai. No, per Lautaro no, infatti io già... Se poi riesci ad arrivare a uno dei tre top con tu ci provi, Insigne, Dybala, di no, meglio ancora. Quindi meglio, certo. Tu prova a proporre questo scambio, nel caso non te lo dovessero accettare hai l'altro scambio, ovvero Insigne e Lozano. Per esempio un Dybala Insigne per Zapata
e Simi, ad esempio. Si può fare. Io lo farei. Forse sì. No, più punte. Comunque avresti sì, possono assicurare. Alla lunga possono portarti più gol. Diciamo queste sono le mosse. Hai anche Muriel, quindi avresti sia Muriel che Duman Zapata. Esatto, quindi... tra l'altro. Poi puoi comunque svincolare Lasagna per prenderti Lammers, avere gli tutti gli attaccanti della Lazio. E ti metti il ferro della Lazio. Con l'attacco della Dea. Quindi esatto. Puoi puntare su Zapata, ecco, dando Dybala e Insigne a qualcun altro. Assolutamente. Se non riesci a puntare su Zapata, appunto, puoi ripiegare appunto su Lautaro, su Belotti. Questi giocatori appunto più di seconda anche parte. Caputo anche magari, ovviamente Caputo sono giocatori... c'è il fatto dei fantallenatori che lo amano vedremo Caputo comunque, è difficile ti da puoi prendere. Muovere abbastanza bene perché è un attacco molto ben fatto, diciamo è molto variegato, quindi come provi proprio a scambiare secondo me qualcosa riesce a fare. Diciamo che io mi terrei tra questi Muriel e Berardi perché sono difficili da scambiare perché molti li sottovalutano, esatto. Però non sono da sottovalutare, però io poi i vari Dybala, Insigne, Lozano si possono, loro hanno sempre appeal, quindi sì. Loro si possono mettere negli scambi, si possono mettere scambi, sul piatto, sì. Assolutamente, per quanto riguarda uno scambio, quindi Lega 6 500 di budget iniziale, siete ovviamente con 25 giocatori. Io direi che anche una sufficienza piena comunque sì, questa sì, squadra. Un 7 alla prima. Sì, 7 assolutamente valutabile. Sì, non siamo più del 7 perché appunto come ti ho detto devi fare qualcosa in attacco, esatto. Perché alla lunga questo attacco non so se regge il podio. È questo è il problema, però dalla porta al centrocampo siamo assolutamente d'accordo con te e con tutte le tue scelte. Quindi ti salutiamo, ti ringraziamo ovviamente per esserti abbonato e per aver creduto nel nostro progetto. Se ovviamente volete seguire la scia di Franci, ve l'abbiamo detto anche a inizio video, schede abbonamento. Vedete ovviamente il livello che più soddisfa i vostri requisiti e le vostre preferenze e vi abbonate sostenendoci e ovviamente permettendo anche l'interazione con voi in maniera molto più specifica. Anche perché, come posso dire anche gli altri, nel gruppo siamo molto attivi, nel gruppo su Telegram, dove ci chiedono consigli, scambi, chi mettere, chi non mettere, e lì siamo molto diretti e presenti nel rispondere, perché è appunto una cosa immediata. Assolutamente, è molto più facile anche interagire. Rispetto a vedere i direct, che giustamente vi ringraziamo per i direct, però sono veramente tanti. Sì, c'è anche supporto da parte degli altri, perché... tra gli abbonati ci si aiuta. Sì, perché l'intera community diventa poi un tra virgolette una lobby in cui scambiare i pareri. Poi si creano sempre rapporti di amicizia. Assolutamente. Dipende come perché no, assolutamente. Quindi vi salutiamo ovviamente, come sempre, un saluto da Fantavolo.